Ricordate Renato Rinino, il ladro savonese che rubò in casa del principe Carlo d'Inghilterra? Renato ha iniziato prestissimo a rubare per portare a casa da mangiare. Di suo ci è rimasto il casco suo personalizzato. Lo chiamavano l'angelo biondo, aveva questo viso che non rifletteva, diciamoci, quello che era la sua vera identità. Poi alcuni attrezzi, diciamo, del mestiere. Progetti sì, tante proposte. Speriamo che qualcuno vada in porto, se no al limite io il lavoro non mi manca, due mani ce l'ho ancora. Abbiamo vissuto una vita, diciamo, spericolata, sì. Sant'Agostino, Marazzi, Genova, Imperia, abbiamo girato il mondo dei carceri. È stato ammazzato per la sua voglia di giocare con la vita, di sempre di stuzzicare le persone, di metterle al punto che poi pigliano un'arma e ti uccidono. Chi è veramente Renato lo so io e altre tre o quattro persone, gli altri no, solo noi lo sappiamo, chi era veramente Renato Rinino.